Hello guys, oggi sono usciti gli spoiler del nuovo set Maze of Memories, oppure Labirinto delle Memorie, che è disponibile per il pre-order su Fantasia. Ci avete tutti e due i link in descrizione. Adesso vi faccio vedere una lista di tutto il set, di tutte le rarità. Innanzitutto ringraziamo Duel Daddy, mi raccomando ragazzi, vi lascio pure il link Duel Daddy in descrizione, che ogni volta fa queste foto, fa questi collage con tutte le carte, con tutte le rarità. E è un set alla Grand Creators con 7 carte per pacchetto, 6 rare e una super, e una delle super può essere una ultra. Ci sono 3 ultra per box e ogni 3 box ci può essere anche una collector rare. Quindi andiamo subito a vedere le carte. Ci sono i nuovi supporti dei Gate Guardian, che so simpatici, ma niente giocabile. I Labirinto pure so un po', no? Basati sempre sul Labyrinth Wall, so un pochino. un po' così così. C'è il rituale Black Cluster Soldier che è ultra. C'è anche la Terreno Duel Academy che è ultra. Questi sono decenti. C'è la fusione nuova eroe che è carino. Un altro modo per eroe per fare OTK. Appena ne avranno una carta per giocare attorno a Nibiru, un Negate che serve eroe con tutti i supporti che c'ha diventa enorme. La carta più interessante tra quelle nuove, che è questa qui, che è il nuovo Synchro Stardust livello 8, che mi sembra quando viene evocato, è evocata Special del Cimitero un livello 2, e poi lo puoi attivare l'effetto durante la main phase dell'avversario e sincrare Quick, e il mostro che hai Synchro evocato utilizzando questo come materiale è immune agli effetti attivati alle carte dell'avversario. Mi sembra si è attivato questo effetto, una roba del genere, molto molto carino. Vento. Quindi se ci avete roba Speedroid potete pensare, iniziare a pensare di giocarlo, questo è molto carino. Questo sincro, questo Xyz Super Utopia pure è simpatico, potete fare secondo me qualcosina con F0 eccetera, quindi mo un modo per fare F0 più facilmente può essere interessante. Il nuovo Firewall che, aspetta, non si mette, metto qua, Ultra, che così così. Così così, così così. E qua la roba interessante che sono le reprint. Come tutti questi set, se non c'è un engine nuova, forte, la roba migliore sta nelle reprint. E si sono veramente superati sulle reprint. Kalut, che non è male reprint, però la nera comunque per gli amanti di Edison come me. Psybeast pure, questa è super. E pure questa stava a cifre esagerate. Wind Up Kitten che era un po' calato, però comunque l'hanno reprintato ultra che è caruccio. Nimble Angler che stava pure questo a cifre per una common veramente veramente alte. Hanno ristampato praticamente tutti i Mech Knight che erano rimasti e anche di più. Poi Ricca, pure questa qui, Petro Ricca stava a 5-6 euro mi sembra. Questa non stava tanto. Guardian Chimera che stava a 40 euro Secret, quindi questa pure è una reprint carina. Ancient Fairy Dragon di cui hanno fatto anche l'errata, quindi ritornerà giocabile Fairy Dragon con l'errata. E questo, ragazzi, con Destrutt a 3, occhio, 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 perché può essere veramente interessante su vari mazzi Dragon Link. Reprint Barone dei Fiori, che era quella più attesa assieme a Chimera Guardiana, questa sia Ultra che Collector. Poi la Teardrop Ricca, anche questa sia Ultra che Collector, questa pure stava una ventina di euro. Avramax stava a 15 euro Ultra, che era la roba meno cara. E l'hanno reprintato super. Questa pure per Edison è simpatica. Ricca Glamour, anche questa stava a più di 15 euro. Questa pure era una print che serviva. Solemn Judgment, che l'hanno fatto super raro. E la print meno costosa, forse era common rara, ma stava comunque sopra i 6-7 euro. Forse anche di più, forse è salito anche oltre. Più altri Floodgate simpatici e carini. Nel complesso, come set, secondo me non è un set eccezionale. Ottimo per le reprint perché ci sono veramente tante robe rosse. I Solenni Super sono veramente 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 nice. E carino questo qui. Questa è la carta secondo me da tenere più d'occhio questo set. E carino anche questo che è super, quindi non costerà, però carino pure questo. Ovviamente reprint i Barone e Chimera, che gli vuoi dire. Un'altra cosa che vi segnalo, che è un'offerta su Fantasia che secondo me non so se sono bevuti su Fantasia. Io vi ringrazio di sponsorizzare, vi ringrazio di fare questa offerta perché Maestri Tattica a 50 euro, ragazzi. Sopra i 70 euro, ragazzi, spedizione gratuita. Quindi, vi comprate qualcos'altro, spedizione gratis.
50 euro in italiano, che secondo me è un prezzo ridicolo, perché se vi guardate i prezzi e le carte, considerate che è un set in cui c'ha, che ha una pool di 10 ultra, ok? E una collector ogni 3 box. I prezzi collector, vabbè, lasciamoli perdere, c'è sta collector, stanno 80 euro, 70 euro, quindi lasciamo perdere i collector. Le ultra 5 su 10 stanno a cifre veramente esagerate. Cioè questa che in italiano parte a 35 euro, poi dopo la seconda parte a 38. Questa qui, Runic Tip, che parte a 39 euro. La Rihanna che parte da 20 euro. Fontana Runic da 19 e Yugin da 20. E ce ne sono pure poche sul market in italiano. Ma anche i prezzi in inglese son simili, cioè stanno a quelle cifre lì. E secondo me, ragazzi, 50 euro è veramente rubato. Cioè, proprio c'è da farli sparire. Io personalmente ne ho comprati pure un po'. E farò un unboxing sul canale, probabilmente sarà il prossimo video. Vi consiglio veramente di prenderlo e di approfittarne. Vi lascio sempre il link in descrizione, che se utilizzate i miei link mi arriva qualcosina pure a me. Quindi mi raccomando, guardate Duel Daddy. Se volete preordinare Maze of Mavens, link in descrizione di Fantasia. Tactical Master, questo fatelo sparire, che, e sbrigatevi, perché non so fino a quanto durerà questa offerta. E niente, ditemi voi cosa ne pensate di questo set, se vi piace, se siete contenti di reprint. A proposito di reprint, anche questo, questa è una reprint parecchio grossa, questo tizio qui che stava pure a cifre abbastanza alte senza motivo, però i pesci fanno le porcate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.